Carissimi amici di Cilento Channel, colgo questa occasione offertami per rivolgere a tutti voi gli auguri di una buona e santa Pasqua. La Pasqua, noi sappiamo, è l'evento più importante di tutta la nostra fede, il centro, il fulcro del nostro essere cristiani perché ci riporta all'origine della nostra fede. La Pasqua è un evento fondamentale, ma anche fondante, che ci richiama a tre aspetti. Il primo aspetto è uno sguardo al passato. A Pasqua noi ricordiamo e celebriamo i misteri della vita di Cristo, la sua passione, morte e risurrezione. Quindi ciò che è accaduto 2000 anni fa, noi cerchiamo di riattualizzarlo nella nostra vita. Ma la Pasqua è anche un evento che ci richiama al presente, perché quei misteri noi li riviviamo e li celebriamo nei sacramenti. E quindi la risurrezione, la passione, la morte non è un evento solo del passato, ma si rivive nel presente. Per questo Gesù ci ha detto: fate questo in memoria di me. In quel preciso comando c'era sintetizzato tutto il mistero della sua vita. Fate questo in memoria di me, fate, celebrate, amate, perdonate, accogliete, vivete l'esperienza cristiana in memoria di me. La Pasqua è anche un evento che ci rimanda al futuro di Dio, al paradiso, al cielo, all'eternità. E quindi in un solo giorno noi contempliamo, abbracciamo tutte queste realtà, uno sguardo al passato, al presente e al futuro. Allora buona Pasqua perché la risurrezione di Cristo dia senso alla nostra vita e soprattutto ci aiuti sempre di più a risorgere quotidianamente. Dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita, perché la risurrezione si può vivere anche oggi. Risorgiamo ogni qualvolta noi abbiamo la capacità di amare, di perdonare, di fare del bene, di impegnarci per la vita, di vivere la fede. Ecco allora che la risurrezione è anche ora, adesso, qui, alla portata di tutti. Auguri, auguri a tutti, buona Pasqua e risorgiamo nella fede.